Vi racconto solo le cose più essenziali che riguardano l'Alzheimer e il Parkinson, che sono le due malattie che più hanno incidenza e per le quali si è fatto di più. Poi nelle slide avete anche tutto quello che è stato fatto per l'ALS, per l'Huntington, ma la rilevanza e anche le prospettive future sono sicuramente inferiori, quindi magari ve le vedete da voi se avete curiosità. Salto sul problema delle malattie neurodegenerative perché sapete meglio di me, per sentito dire che questi sono l'altro grosso problema assieme alle malattie cardiovascolari del nostro mondo e di quello che verrà nei prossimi anni. Solo per darvi un'idea, una persona su tre nelle persone di 80 anni oggi ha una forma di demenza senile o morbo di Alzheimer. L'idea di poter contrastare la neurodegenerazione, quindi la perdita di neuroni che avviene più o meno fisiologicamente con l'invecchiamento o in alcune forme di degenerazione accelerata, tipo Parkinson e Alzheimer, nasce con la scoperta dei fattori neurotrofici e nasce con l'aver capito come questi fattori funzionano durante lo sviluppo. Quando noi nasciamo e ci sviluppiamo, quello che succede è che i neuroni crescono fornendo quasi sempre un'iperinnervazione, quindi lì dove servirà un assone che vada a contattare un target, se ne creano 10, che crescono più o meno random nello spazio. E quello che succede è che solo l'assone che raggiunge il suo target riceve dei segnali di sopravvivenza dal target stesso. In questo caso, ad esempio, il muscolo in una placca neuromuscolare, e tutti gli altri che invece non hanno contattato nessun target vanno incontro a degenerazione. Questa è la maniera con cui noi ci formiamo e i neuroni contattano gli organi bersaglio. E quindi questo fa anche pensare che ci sia una pathway di default a degenerare, a meno che non ci sia qualche cosa che viene ricevuto dall'organo target che contrasta questa degenerazione. E questo è probabilmente quello che succede anche nell'invecchiamento. Per qualche motivo i neuroni, a livello cerebrale, a livello periferico, vengono a mancare di segnali di sopravvivenza e quindi vanno spontaneamente incontro a degenerazione. Questo è il motivo per cui si dice da sempre che noi nasciamo con un certo numero di neuroni e siamo progressivamente destinati a impoverirci di questo numero. L'esistenza di questi fattori è stata chiaramente dimostrata da Rita Levi-Montalcini, che ha scoperto le principali famiglie di fattori neurotrofici, che ancora oggi sono riconosciuti come membri di queste tre famiglie, delle neurotrofine, che sono il nerve growth factor, il BDNF, Brain Derived Nerve Growth Factor, neurotrofina 3 e neurotrofina 4. Poi ci sono i membri della famiglia del GDNF, Glial Derived Neurotrophic Factor, Neurturing, Artemin e Persefin, e poi i membri della famiglia Ciliary Neurotrophic Factor e LIF. A parte i nomi che ci dicono poco, si è chiaramente visto che molti di questi fattori neurotrofici sono ridotti di espressione fisiologicamente nell'invecchiamento e in maniera ancora più accelerata in forme di degenerazione patologica che si associano molto spesso all'invecchiamento, come ad esempio l'Alzheimer e il Parkinson. Questo è un cervello normale e questo è un cervello con il morbo di Alzheimer. Quello che succede è sostanzialmente che si impoverisce di cellule. Vengono a mancare soprattutto neuroni colinergici, ma non solo, e questa perdita dà questa conformazione tipica alla corteccia che sembra rinsecchita, quindi quello che si perde è soprattutto corteccia e ippocampo, con una dilatazione relativa dei ventricoli, quindi più liquido che va a rimpiazzare la perdita di sostanza bianca e grigia. E sappiamo anche oggi molto bene qual è la progressione della perdita neuronale, che avviene in una maniera abbastanza stereotipata, che coinvolge all'inizio le regioni frontali della corteccia, e quindi all'inizio ci sono difficoltà nell'apprendimento, nella memoria, nella programmazione, e poi
riguardano la zona della parola e della comprensione del linguaggio parlato, fino a nelle forme severe interessare praticamente tutta la corteccia, e quindi i pazienti cominciano ad avere problemi di comunicazione a 180 gradi, a non riconoscere le persone, a non avere più cura della propria persona. Di nuovo, conosciamo molto bene tutto questo, abbiamo delle tecniche di imaging che ci consentono di dire molto precisamente in quale stadio di malattia si posiziona ciascun paziente, non possiamo fare niente per modificare la progressione della malattia. E non sono neanche ben definiti quelli che sono i limiti tra quella che è una perdita fisiologica o parafisiologica di fattori neurotrofici e quindi di neuroni nell'invecchiamento e quello che invece avviene in maniera patologicamente accelerata nelle forme di neurodegenerazione. Sta di fatto che se io guardo il cervello, questo è stato fatto nell'animale da esperimento, ma anche nell'uomo, di animali o di persone anziane, vedo che ci sono meno neuroni. E nell'animale posso fare un'altra cosa, posso somministrare a livello cerebrale i fattori neurotrofici che vengono a mancare nell'invecchiamento. E vedo chiaramente che una somministrazione, ad esempio, di NGF è in grado di aumentare il numero di neuroni presenti nel cervello rispetto a un animale di pari età. Quindi il fatto che l'NGF nell'animale da esperimento prima sia stato fatto nei ratti come sempre, poi nelle scimmie, è capace di contrastare la perdita di neuroni che avviene sia nell'invecchiamento sia in seguito a una lesione artificiale che posso provocare, tipo ad esempio un'assotomia, e che questi animali che hanno più neuroni hanno anche un'aumentata capacità di apprendimento e di memoria. Sapete che ci sono i test comportamentali che si possono fare anche a livello animale, ha spinto l'avvio abbastanza precoce di sperimentazioni cliniche in cui si sono presi pazienti con l'Alzheimer e si è dato l'NGF. Prima si è provato a darlo sistemicamente, endovena, e si è visto che non funziona per niente. Perché? Perché l'NGF è una molecola abbastanza grossa, molto polare, e quindi non attraversa la barriera ematoencefalica, per cui abbiamo dovuto darlo a livello del sistema nervoso centrale, quindi un'iniezione intraventricolare o nel liquido cerebrospinale. E quello che è successo è che questi pazienti hanno manifestato degli effetti collaterali importantissimi, perché i recettori dell'NGF non sono presenti solo sui neuroni colinergici, che sono evidentemente quelli più sensibili all'effetto pro-survival dell'NGF, ma sono andati a stimolare anche cellule che stavano benissimo e che non avevano nessuna intenzione di degenerare, tipo ad esempio i neuroni che mediano la nocicezione, e per cui questi pazienti hanno incominciato a provare dei dolori intrattabili, perdite di peso, perché sapete che anche il controllo del cibo è regolato a livello di sistema nervoso centrale da particolari nuclei a livello talamico, una esagerata proliferazione di cellule di Schwann, quindi di cellule gliali, che ha portato fibrosi, epilessia, per cui insomma non è stato un grossissimo successo, una bellissima idea dare l'NGF a tutto il sistema nervoso centrale. Quindi si è iniziato a pensare invece a delle forme più targettate per somministrare l'NGF lì dove serve, quindi nei pazienti lì dove è in corso la neurodegenerazione. E questo ha portato al via le prime sperimentazioni di terapia genica, che sono state delle sperimentazioni di terapia genica ex vivo. Cosa vuol dire? Prendo delle cellule autologhe del paziente, le ingegnerizzo in coltura e le ritrasferisco nel paziente. Questa è la prima sperimentazione, che è iniziata nel 1999 e si è conclusa qualche anno dopo. Nel 2001 sono stati presentati i primi risultati di questa sperimentazione clinica, che ha previsto l'allestimento di colture di fibroblasti cutanei dai pazienti con morbo di Alzheimer, quindi una biopsia cutanea per far crescere i fibroblasti. I fibroblasti sono stati trasdotti con dei vettori retrovirali che funzionano bene in fibroblasti in coltura, perché questi si replicano, fino a selezionare delle cellule che secernevano un range potenzialmente terapeutico di nerve growth factor, quindi livelli più o meno simili a quelli secreti a livello fisiologico,
e queste cellule trasdotte sono state iniettate dapprima in uno stato di sedazione, poi però alcuni soggetti si sono mossi, per cui hanno deciso di continuare in anestesia generale per via stereotattica, quindi esattamente lì dove c'è la massima concentrazione di neuroni colinergici, e uno dei nuclei più ricchi di neuroni colinergici è questo, è il nucleo basale del Meynert, e in alcuni pazienti che sono morti dopo l'iniezione dell'NGF si è visto chiaramente che c'erano dei neuroni colinergici che proiettavano verso il sito dell'iniezione, quindi una risposta obiettiva c'è stata. I pazienti sono stati seguiti in PET, che è una tecnica di imaging che consente di misurare il metabolismo cerebrale, e chiaramente si è visto un miglioramento in termini di attività cerebrale dopo 6-8 mesi dall'iniezione di queste cellule, mentre invece un paziente con morbo di Alzheimer è destinato ad andare incontro ad un declino progressivo. E anche i test cognitivi che sono stati eseguiti su questi pazienti sono stati non statisticamente significativi ma incoraggianti, quindi le persone tendevano a rispondere bene. Per cui le conclusioni di questo primo studio, che è stato il primo studio in assoluto di terapia genica per l'Alzheimer, hanno dimostrato che l'NGF dato come gene a delle cellule, quindi con un approccio ex vivo, è sicuro, non ha portato agli effetti collaterali che erano stati evidenziati prima, che è anche capace di promuovere la proliferazione o l'estensione di fibre colinergiche verso il sito di iniezione, e questo si è associato a un aumento di metabolismo cerebrale, per cui ha reso ragione del fatto che delle sperimentazioni più ampie prendessero piede. E visti i successi della terapia genica nel mentre, quindi lo sviluppo di vettori tipo il vettore AAV, che sono capaci di trasdurre direttamente cellule postmitotiche e quindi non richiedono la proliferazione, le sperimentazioni successive che sono adesso in atto utilizzano direttamente vettori AAV per il delivery di VEGF per via intracranica, sempre in regioni circoscritte del cervello. Questo è quello che si sta facendo per l'Alzheimer. Per il Parkinson la situazione è un po' più variegata, perché esistono 4 approcci che si stanno perseguendo. Se Alzheimer vuol dire impoverimento generale di neuroni, soprattutto di neuroni colinergici, Parkinson significa degenerazione di una categoria molto selettiva di neuroni, che sono i neuroni nigrostriatali che producono dopamina, che nascono dalla sostanza nigra e che vanno ad innervare lo striato. Quando questi neuroni degenerano, il che succede spesso perché dall'1 al 3% delle persone che hanno più di 60-65 anni iniziano ad avere dei parkinsonismi di qualche tipo, quando viene a mancare questo sistema di innervazione dopaminergico si hanno i classici sintomi delle sindromi parkinsoniane, quindi rigidità, i pazienti hanno difficoltà di movimento, hanno difficoltà a muovere soprattutto braccia e gambe, tremori, il tipico contar monete dei pazienti parkinsoniani, movimenti rallentati, che in termine tecnico si chiama bradichinesia, soprattutto nell'iniziare il movimento, quindi hanno difficoltà a iniziare un movimento, poi quando partono vanno abbastanza bene, e dei disturbi di equilibrio, soprattutto nell'aggiustare cambiamenti bruschi di posizione. Di nuovo siamo andati avanti perché esistono dei modelli animali facili da implementare, perché basta somministrare una sostanza che si chiama MPTP per via sistemica, e questa sostanza è una tossina che va a distruggere selettivamente i neuroni dopaminergici. Questo lo possiamo fare nel topo, lo possiamo fare anche nei primati. Somministrazione di MPTP si è visto ridurre e far degenerare in maniera molto rapida i neuroni dopaminergici. Come si è scoperto? Questa sostanza in realtà
è un contaminante, cioè viene prodotta per via accidentale, cercando di produrre un'altra cosa che si chiama MPPP, che è un sostituto dell'eroina. E questa cosa è stata prodotta in Olanda, c'era una sorgente di produzione, chiaramente illegale, di questa sostanza, che veniva fornita a molti tossicodipendenti. E c'è stata un'epidemia di parkinsonismi, perché in una delle produzioni qualcosa è andato scorto e quindi al posto dell'MPPP è stato prodotto l'MPTP. E l'assunzione di questo sostituto dell'eroina ha chiaramente provocato la degenerazione dei neuroni dopaminergici e quindi si è evidenziata la proprietà degenerativa selettiva di questa sostanza, che poi è stata utilizzata a livello sperimentale per trovare nuove terapie contro il farmaco, per cui oggi questi modelli sono usati in tutto il mondo. Come si curano oggi i pazienti parkinsoniani? Molto brevemente, per il Parkinson abbiamo delle terapie. Tutti i pazienti parkinsoniani ricevono il precursore della dopamina, che è la levodopa, che viene associata alla carbidopa, che è l'inibitore della decarbossilasi periferica, cioè evita che la dopamina circolante venga metabolizzata a livello periferico. Questa combinazione di farmaci funziona molto bene all'inizio, i pazienti sono contentissimi, però nel lungo andare perde di efficacia, quindi uno deve continuamente aumentare la dose e poi iniziano a comparire effetti collaterali. Esiste un'altra terapia che funziona molto bene, soprattutto nei pazienti giovani, e che è abbastanza nuova, ma è tecnicamente molto complessa, che si chiama Deep Brain Stimulation. Siccome il problema nel Parkinson è che se manca l'innervazione dopaminergica allo striato, i nuclei sottotalamici perdono una inibizione, perché questi neuroni dopaminergici alla fine rallentano l'attività del talamo, i pazienti parkinsoniani hanno una iperattività dei nuclei sottotalamici. La Deep Brain Stimulation crea degli impulsi elettrici che tiene sotto controllo questa iperattività. Il problema è che bisogna aggiustare su singolo paziente quanta elettricità dare per controllare i sintomi. E quindi il paziente deve, uno, andare incontro a un intervento chirurgico in cui gli impiantano due elettrodi in mezzo al cranio. E due, essere sufficientemente autonomo da saper aggiustare la carica elettrica da darsi per non inibire troppo, ma neanche troppo poco. Quindi lui, sulla base dei suoi tremori, di come si sente, riesce a aggiustare di giorno in giorno la quantità di elettricità da fornire. Esistono poi delle sperimentazioni di terapia cellulare, ma di questo parleremo la prossima settimana. Quindi sostanzialmente le terapie esistono, ma sono complicate da gestire e tendono a perdere di efficacia nel lungo andare. Per cui si stanno esplorando quattro approcci di terapia genica. La prima, una idea è quella di aumentare la sintesi della dopamina, quindi dare enzimi che aumentano la produzione di dopamina. Il secondo è quello di dare dei fattori neurotrofici, in questo caso la neurturina, perché quella è più efficace sui neuroni dopaminergici, che quindi contrastino la degenerazione dei neuroni dopaminergici. La terza è quella di interferire con gli aggregati che vengono visti come possibile causa di degenerazione dei neuroni, ma questa è quella meno appealing al momento. E l'ultima, che è quella che invece è andata più avanti nella sperimentazione, è un tentativo di fare con la terapia genica quello che fa la Deep Brain Stimulation, cioè di convertire la iperattività dei nuclei sottotalamici in qualche cosa di inibitorio, e quindi fare un delivery a livello sottotalamico di un enzima, che è l'enzima GAD o decarbossilasi dell'acido glutammico, che produce il GABA, che è uno dei principali neurotrasmettitori con funzione inibitoria nel cervello. Quindi laddove c'è una iperattività cerebrale, vado a dare un enzima che produce un neurotrasmettitore inibitorio. E questo dovrebbe essere in grado di tenere sotto controllo questa iperattività dei nuclei sottotalamici. Questo, come vi dicevo, è l'approccio che è stato portato in clinica dopo le varie fasi di sperimentazione animale che vi risparmio nel 2007 su alcuni pazienti con Parkinson
avanzato in cui sono stati iniettati dei vettori AV esprimenti la decarbossilasi dell'acido glutammico da un lato solo per avere l'altro emisfero come controllo negli stessi pazienti. La terapia è risultata sicura. I pazienti hanno sviluppato, hanno detto che stavano meglio, che erano capaci di muoversi meglio. Alcuni di questi sono anche riusciti a ridurre la dose di dopamina che facevano come terapia medica e si è visto chiaramente in PET una ridotta attività dei nuclei satotalamici, quindi a dimostrazione che c'era stata una riduzione di neuroeccitabilità a quel livello. Alcuni pazienti avevano anticorpi anti-AV, come ci aspettiamo perché abbiamo detto che quasi tutti noi li abbiamo, ma in questo caso, così come nel caso dell'occhio, vi accennavo prima, probabilmente la risposta anticorpale è meno importante, forse perché il cervello è un sito immunoprivilegiato, soprattutto in un posto abbastanza nascosto come i nuclei sottotalamici, poco esposti alla circolazione anticorpale sistemica. Tra l'altro questo studio ha rivelato dei dati abbastanza sorprendenti che non ci si aspettava, perché il miglioramento motorio è stato bilaterale nonostante un'iniezione unilaterale, e quello che neanche ci si aspettava in uno studio di fase 1 che è volto più che altro a valutare la sicurezza è stata una possibilità di ridurre la dose di dopamina somministrata. Era uno studio aperto, quindi manca un gruppo di controllo che è andato incontro alla stessa procedura chirurgica ma in cui non è stato iniettato l'AV, e poi manca un follow up a lungo termine, perché i nuclei sottotalamici che abbiamo sedato, è vero, sono importanti nel controllo del movimento, ma hanno anche un ruolo fondamentale nell'apprendimento e la memoria, quindi sarà importante capire se andando a interferire con l'attività dei nuclei sottotalamici non possiamo invece creare delle complicazioni a livello di apprendimento e memoria. Fatto sta che sulla base di questa sperimentazione il vettore è stato preso in mano da una company che si chiama Neurologics, che sta facendo uno studio fase 2 in tutti gli Stati Uniti, e penso che ci siano 6 centri coinvolti, ecco 7 centri negli Stati Uniti, ma adesso ce ne sono anche alcuni europei che hanno partecipato, su un numero superiore di soggetti, con un follow up più a lungo termine e amministrando il vettore bilateralmente, e anche utilizzando una serie di accorgimenti chirurgici che sono molto simili a quelli che si adottano per la deep brain stimulation, che quindi sono stati sviluppati nel mentre. Qua appunto, se volete, vi leggete tutti i dettagli, ed è previsto uno studio insomma molto più rigoroso, e stanno reclutando pazienti per vedere l'efficacia e non solo la sicurezza di questo approccio. E penso che possiamo anche fermarci qua, perché queste sono le due cose che stanno andando avanti. L'altra sono dei vettori AV che codificano per un fattore neurotrofico, e anche di questo non abbiamo i risultati parziali, nel senso che si è visto che i pazienti seguiti per 18 mesi vanno un pochettino meglio quelli iniettati rispetto a quelli non iniettati, ma non sono dei miglioramenti eclatanti, e questo per aumentare la produzione di dopamina, ma vabbè. Io mi fermerei qua perché queste sono le cose fondamentali che volevo dirvi, e magari di sclerosi laterale amiotrofica vi racconterò qualcosa di quello che volevo dirvi oggi la prossima settimana, quando parliamo di terapia cellulare.